10 borse di studio di 1.000 euro ciascuna ad altrettanti studenti meritevoli che si accingono a varcare la soglia delle varie facoltà universitarie. Borse di studio a loro volta ricavate dalle indennità economiche di carica istituzionale alle quali ha rinunciato il vice sindaco Sabrina Mancuso nel corso del suo mandato. Somme queste che si aggiungono alle precedenti 28, vale a dire 28.000 euro, che furono assegnate lo scorso 16 giugno. L'ultima tranche delle indennità sono state consegnate oggi nel Salone di Rappresentanza Mario Scelba del municipio di Caltagirone. Da qui la soddisfazione degli stessi studenti scelti da un'apposita commissione. Però i soldi che sto ricevendo oggi per spenderli in libri dell'università, pagare le tasse universitarie, e giustamente alla fine è un lavoro ripagato in un certo senso, perché comunque gli anni di studio che abbiamo passato e poi che abbiamo trascorso, e oggi stiamo ricevendo questa borsa di studio. Per quanto riguarda come la investirò, sicuramente per l'università, dunque pagherò la tassa appunto annuale, i libri di esso, perché purtroppo hanno un costo e niente, poi vedrò come potrò investirli sempre nell'ambito universitario, perché studio in Italia, sì, c'è il diritto allo studio, ma bisogna comunque pagare in qualche modo. Comunque sia per agevolare appunto lo studio, perché soprattutto in questo periodo che le famiglie devono riscontrare a far fronte a tante spese, questa diciamo è un'opportunità molto grande appunto per continuare a proseguire gli studi. Ci viene data una possibilità in più per gli studi in base anche al nostro percorso precedente, ci viene dato un aiuto da parte del Comune appunto per proseguire gli studi nel miglior modo possibile. Alla cerimonia di consegna, a cui ha preso parte anche il sindaco Gino Iopolo e i genitori degli stessi studenti, c'erano anche i membri di un'apposita commissione che secondo i criteri del reddito economico delle famiglie otterranno questo premio in denaro, cioè al fine di sostenere le spese di acquisto dei libri di testo o di sostentamento per gli studi universitari. È un'iniziativa lodevole da parte del nostro vice sindaco, la dottoressa Mancuso, che ringrazio per avermi coinvolta. Si dà la possibilità di poter usufruire di un piccolo contributo da parte di una persona che per Caltagirone si è spesa tanto. Di questa commissione ha anche preso parte Nicolo Federico, un giovane studente che in rappresentanza degli stessi ha contribuito all'individuazione dei premiati, a loro volta scelti oltre dal redditometro anche dall'andamento scolastico dei neo universitari. Far parte della commissione in qualità di rappresentante degli studenti è stato un grande motivo di orgoglio e di onore. Ringrazio la dottoressa Mancuso per la possibilità che mi ha dato. Conclude l'assessore comunale all'istruzione, il vice sindaco Sabrina Mancuso, la cui esponente di Palazzo dell'Aquila, richiamandosi a un pensiero di Luigi Sturzo, ha espresso la sua soddisfazione per il momento e per aver compiuto, al di là della politica, un atto di responsabilità e di contestuale generosità per una giusta causa. La mia idea di politica, che è chiaramente desunta da quello che diceva Don Luigi Sturzo, che bisogna in politica servire e non servirsi della politica. E questo è il principio che ha ispirato anche questo gesto, che io sento come naturale, niente di eccezionale, perché ho vissuto questa carica come un momento di dedizione, come un momento, ecco, un'attività di volontariato a favore della mia città, e proprio perché questa città la amo. Io credo che la cultura, l'istruzione siano elementi fondamentali perché i ragazzi possano avere successo nella loro vita personale, nella loro vita scolastica e in quella professionale. Se studiano, se acquisiscono una mentalità critica, sicuramente non saranno soggetti ad essere condizionati dagli altri, ma saranno veramente liberi. Allora questo è un piccolo aiuto per consentire loro di affrontare le difficoltà economiche che eventualmente possono incontrare nel momento in cui si affrontano gli studi universitari.